Namaste, io sono Ace the Brave, benvenuti ad un altro episodio di XCOM Enemy Within, direttamente un'altra volta dall'azione. Come al solito, in sovraimpressione trovate tutti quanti i link per potermi contattare sui vari social network. Vediamo un po' cosa ci aspetta nella missione di oggi, in cui abbiamo il nostro bellissimo Quill 18 che è qua, in difesa di questo, e dobbiamo proteggere questo. Questo qua, cioè, o meglio, spieghiamo meglio. Dobbiamo evitare che le forze Exalt arrivino qua per individuare questo. Se individuano questo, la missione è fallita. L'agente segreto può eliminare i dispositivi di comunicazione Exalt. Se non sbaglio, questo è un dispositivo di comunicazione. Proveremo. Ce n'è uno anche qua, vedete? E in teoria. Ce ne sono altri qua in giro? Può darsi che ce ne sia uno da questo lato. Ma intanto muoviamo un po' il sedere per vedere di sistemare un po' l'area e mettere in sicurezza l'area soprattutto. Tu stai pure in guardia. Metal Canyon lo muoviamo. Cominciamo a muoverci magari da quel lato con tutti. Northern Lion io lo muoverei con il fuoco in corsa e lo possiamo muovere qua. Ok, e in guardia. Non capisco perché non abbia non sia diventato nascosto, ma va bene lo stesso. Tu in guardia da questa parte. Ipnotod puoi venire qua dentro. Così apriamo la porta. Avrà preso un colpo qui Leitin sentendosi la gente arrivare in questa maniera. Comunque sappiamo che sono. C'è gente da quella parte, perfetto. Ace, vieni qua davanti. Forse è meglio farti muovere due volte a te. E quindi vieni qua. E il nostro qui Leitin può muoversi di scatto lì. Quindi puoi anche venire qua magari, che sei ben coperto. E restartene là. Eccoli che arrivano. Cinque danni su uno. Dobbiamo cercare di ucciderne il più possibile di quella zona, perché adesso è un po' problematica. Qualcuno tenta di accedere al codificatore, comandante. Non possiamo permettere all'Exalt di violarlo o localizzeranno la trasmittente. È una violazione in corso, dobbiamo cercare di eliminarle il più possibile in questo momento praticamente. Allora 74-94 e direi anche con un critico, quindi per favore. 6 danni, abbiamo distrutto la copertura tra l'altro. Qui l'18 ne vede uno al 98%, al 100% e farebbe 5 danni, possiamo provarci. Joe, ti puoi muovere qua? Puoi vederne qualcuno? Ah, però non vedi proprio nessuno. Quindi tu resta in guardia. Northern Lion purtroppo non è tanto utile adesso qua. Vediamo un attimo i nostri robot se possono fare qualcosa. Tipo Lord Finisher sicuramente può fare qualcosa, ovvero muoversi qui e vedere di riparare la situazione qua. Quanta gente! Quanta gente! Allora, la violazione è stata bloccata perché abbiamo un nostro membro nella zona. E vediamo un attimo se Ace con i suoi lanciarazzi può fare qualcosa. No. E allora dobbiamo muovere Ace qua. Ok, c'è una porta lì, tanto da capire. Tu puoi colpire 69, 80%, 60%, 60%, 100% e 55% di fare un critico. Vai qua. Critico 7 però, non massimo che mi aspettavo. Ce l'abbiamo già abbastanza difficile la cosa. Metal Canyon, puoi venire qui. E colpirne almeno uno. Vai con questo. Ok, uno dovrebbe essere eliminato. Ce ne sono ancora 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, intanto abbiamo ucciso il medico. Gli altri hanno 2 di energia, 1 di energia. Questi sono ancora al massimo. Vediamo se il nostro Northern Lion. Se lo muoviamo qua. Tra l'altro è nascosto adesso.
Vedi qualcosa? Non vedi niente da qua, maledizione. Allora ti tocca muoverti qua. E il prossimo turno vedrai di colpire. Quill, gli conviene fare questo. Ci muoviamo qua. L'exalta dei dispositivi di comunicazione nelle vicinanze. Se il nostro agente riesce ad avvicinarsi a uno di questi e usare le chiavi di codifica recuperate coi dati nemici, potrebbe bloccare temporaneamente il sistema di comunicazione dell'Exalt. Lo facciamo. L'Exalta avrà da fare per un po'. Che vuol dire che non arrivano altre. Non arrivano altri. Altri personaggini, mi sa. Intanto ci muoviamo di qua. E mancherebbe Lord Finisher, che purtroppo non può fare niente se non attaccare. E direi che ci sono miliardi di persone da attaccare. Vediamo di attaccare quello più vicino. E sperare che non muoia nel prossimo turno, perché si beccherà un sacco di punti, un sacco di colpi. Ok, quello a quanto pare non ha fatto niente. Probabilmente il sistema sta funzionando. Tu ti stai muovendo, però ti becchi un attacco d'opportunità di Joe che ti uccide pure. Perfetto. Quindi ancora niente. Adesso siamo tornati sul giallo, ma abbiamo Joe che può fare un doppio attacco d'opportunità a quanto pare. E fa altri 5 danni. Wow. È ricaricato. E questo si muove qua e ricarica. Le scansioni indicano altri contatti in arrivo alla posizione di Strike 1. Questo è proprio attaccato. Ok, vediamo un po' come organizzarci adesso. Allora, Metal Canyon, vedi 84 e vedi 64 quello. Joe vede bene questo qua. Quindi ha la sua abilità. Vediamo un attimo l'abilità di Joe. Tra le abilità ha il capo squadra è vicino, aumenta la volontà di questa unità, va bene. Posizione elevata, va bene. Soppressione, tasche profonde, guardiano, concede due attacchi reattivi durante la guardia invece di uno solo. Ottima sta cosa. Quindi a volte magari conviene addirittura tenerlo in difesa, diciamo. Tu puoi attaccare questo, purtroppo con poca percentuale, ma speriamo bene. Mancato, vabbè, come non detto. Quill può fare 5 danni a questo, oppure può andare a disturbare questo qua nel prossimo turno, non adesso. Joe, puoi colpire questo. Lord Finisher può colpire uno di questi due. E poi c'è altra gente che è là dietro, abbiamo detto. Allora, intanto puoi colpire Ace. Può colpire chi? 80, 36 purtroppo e 60. 80% mi piace come percentuale, però ancora meglio sarebbe lanciare la granata direttamente qua dietro. Qua dietro dovrebbe bastare, perché questo esplode. Fa 4 danni a questo, ma non fa niente a questo. Ah, ok. Il prossimo turno esploderà anche quello. Northern Lion può pensare a quello se ci avviciniamo. Rivelato. E adesso andiamo qua davanti. Puoi fare il fuoco rapido. Vai. Primo colpo a segno. Secondo colpo non a segno. Maledizione. Manca Joe, manca Canyon e manca Finisher. E manca Quill anche. Allora, Canyon lo possiamo muovere qui. E fargli attaccare il suo bersaglio. Bravo. Forse ho anche sprecato un turno o comunque qualcosa. Quill lo possiamo muovere qua, in modo che il prossimo turno fa un po' di casino con le comunicazioni. Lord Finisher può pensare a quello. E poi che abbiamo? Joe. Allora, Joe io lo muovo qui e lo mettiamo in guardia, perché ha l'abilità di fare doppia guardia praticamente. E tu puoi pensare tranquillamente di metterti anche in guardia. Anzi no, ricarica l'arma, che tanto questo esplode e dovrebbe morire lo stesso.
Oh, guarda chi c'è, gente nuova. Si è mosso due volte per venire qua. Attacco di Joe. Bam. Eliminato anche questo. E un attacco finalmente a Lord Finisher, che però non ha per niente effetto. Questo esplode. Credo abbia fatto un danno a qualcuno. Sì, perché è ancora là quello. E qui abbiamo la possibilità di fare attacco in corpo a corpo, il colpo cinetico su questo. E lo facciamo pure. Solo perché è bellissimo farlo. E con l'altra parte del turno ricarichiamo. Abbiamo un Quill che può violare questo. E qua c'è il prossimo per renderlo di nuovo operativo. Quindi possiamo eventualmente muoverci qua. Vediamo di eliminare quello. Questo lo mettiamo. Tu resti qua. E ti conviene ricaricare. Hypnotoad purtroppo da qua dietro non può fare granché. Quindi lo teniamo qua e ricarichi. Mancherebbe Quill. Mancherebbe ancora il Northern Lion, tra l'altro, tra le mille persone. Tu da qua lo vedi e fammi un doppio, un fuoco rapido. Vai. Primo colpo a segno, secondo colpo no. Quindi sempre uno su due. Ace prova a venire qua. E tu hai ancora un sacco di granate. Però quella non ci arriva fin là. Però ci arriva il tuo attacco normale. Vai. Ottimo. Assegno e lo uccidiamo pure. Abbiamo anche l'impeto da combattimento su tutti, che è molto bello. Gestione della rabbia, tra l'altro, come cosa sbloccata. Tu puoi muoverti un po' più avanti per andare verso quello. Non vorrei rischiare, però, quindi lasciamoti in guardia qua. Infatti, eccoli qua che arrivano. Quill reagisce e fa 4 danni. Tanto sto disturbando un sacco di comunicazione. Uno qua sopra addirittura. Tu chi vedi? Questo è il 48, quello è il 45. Tu chi vedi? Questo è il 57. Tu chi vedi? 70 e 70. Direi che tu puoi andare contro questo. Mancato. Maledizione. Tu puoi colpire quello e prova a colpirlo col colpo in testa. Perfetto, 12 danni e l'abbiamo anche sconfitto. Abbiamo Metal Canyon che può curarsi questo qua. Cucù, c'è nessuno? Un bel 11 critico che ci sta. Ci manca quello che è là sopra, che non ho idea di come fare a beccarlo. Cioè, se sta in guardia lì, non ho idea di come fare proprio a colpirlo. Quindi io direi che ce ne possiamo rimanere qua. Eh sì, rimaniamo in guardia. Tu ricarichi. Tu rimani in guardia. Tu rimani in guardia. E vediamo un po' cosa succede. Se quello là si muove, ha un bel po' di casini. Questo si sta muovendo, perfetto. E si è preso 9 danni. Ok, tocca di nuovo a noi. Vediamo se riusciamo a muoverci fin là. Facendo così. Ok, non sembra esserci nessuno, quindi ci mettiamo in guardia. Quill lo proviamo a muovere fino a qua. Ok, ancora niente. E questi rimaniamo... rimaniamo abbastanza in guardia, quindi magari mettiamoci un po' più separati. Tu però devi ricaricare. Tu resta in guardia qua. Tu resta in guardia qua.
E tu resta in guardia qua. E tu resta in guardia qua. Sembra che questi fossero gli ultimi rinforzi nemici, comandante. Eccolo che arriva. Solo un altro po'. Tre attacchi d'opportunità, 6 danni, perfetto. Questo si becca un altro attacco di Northern Lion, che però manca. E abbiamo l'attacco anche di Joe, che fa 4 danni. Quindi molto bene, anzi. E questo è un altro che però si becca l'attacco di Canyon, che lo uccide anche, ottimo. E ne abbiamo anche un altro che si è messo proprio qua. E ne abbiamo ancora un altro che sta scendendo qua sopra invece. Telecamera lontanissima, anzi, di questa cosa. Allora, intanto prima cosa andiamo un attimo da te e non so cosa serva, ma violiamo. Ci vorrà un po' alla gente dell'Exalt per ripristinare la rete di comunicazione. Abbiamo un 100% qua e direi che puoi farlo. E ha ottenuto anche una promozione. Tu hai il 58% su quello. Tu hai un 50% su quello, però ancora meglio ce l'hai tu. Tu hai il 100% e l'89% su quello, wow. Munizioni sufficienti però. Quindi in realtà dovresti usare questo. E lo usi pure, tanto così eliminiamo questo. Perfetto, e adesso manca... mancherebbe l'ultimo, che è là in alto, che è visto solo da Ace. Se no dobbiamo fare tipo il giro di qua. E lo vediamo? Lo vediamo da qua. Munizioni sufficienti però ancora. Quindi tu non puoi fare nulla. Ace può lanciare direttamente con lanciarazzi fin qua sopra. Vai. Razzo in verticale. Però non ha effetto perché non l'ha lanciato in alto, a quanto pare. Se ho visto bene. Sì, non ho fatto nessun danno. Quindi non abbiamo scoperto che non funzionano i danni in verticale. Tu ricarichi. Tu hai il 74%. Direi che puoi tentare di colpirlo. E lo manchi, purtroppo. Tu ricarichi. E manca il nostro signore qua, che si muove qua. E mettiti pure in guardia. Vediamo se si muove o scende giù o chissà che cosa. Decide di scendere giù, beccandosi un po' di attacchi. Uno mancato. Solo un attacco ti becchi. E decide di ricaricare. Ok. Perché siamo furbi. Vediamo chi ha bisogno di fare esperienza. Il nostro... fai così. 100%, 100%. Vai. Preso in pieno. In zona sono state eliminate e la trasmittente al sicuro. 16 su 16, 0 morti, quindi ritorniamo pure in base. Abbastanza facile come missione, ma perché sono abbastanza stupidotti gli Exalt, abbiamo capito un po' come agiscono ormai. E vediamo un po' cosa ci capita adesso. Stavolta le nostre truppe si sono davvero superate. Sono lieta che siano tornati tutti. Abbiamo Quill, che è un maggiore, tra l'altro abbiamo recuperato 150 crediti, panico ridotto di 1 in Francia, ottimo, codificatore e trasmittente recuperati entrambi, guadagnati i crediti bonus, la decretazione ci ha detto che la base non è in Africa, dati Exalt, un po' di cose varie, non, nulla di nuovo nuovo. Eliminazione in probabilità statistiche per possibile posizione Exalt. E quindi come operazioni segrete abbiamo adesso solo 1, 2, 3, 4, 5, eventualmente e 6. Non tenterò un'incursione, ma piuttosto... Adesso abbiamo 338, wow. Vediamo un attimo al mercato grigio se possiamo vendere qualcosa. In realtà no. Cioè questi sì, li abbiamo utilizzati più che altro per fare qualcosa di nostro. Abbiamo decisamente tanti fucili che potrei vendere, ma in realtà non è che ci danno granché. Quindi aspetteremo ancora, abbiamo un satellite che sta arrivando. Comandante, i nostri satelliti sono pronti e in attesa del lancio. Attendiamo ordini per spiegarli.
E direi di lanciarlo. Non possiamo lanciarlo in Russia perché c'è già. E quindi lo lanceremo in Canada, c'è già, in Brasile, Nigeria. No, in Brasile, Sudafrica, in Regno Unito o in Francia. Se lo lanciamo in Brasile, abbiamo il bonus, che è method speech, ovvero facciamo le interrogazioni subito. Se lo lanciamo in Sudafrica, abbiamo già tutto, però avremo uno scienziato e due ingegneri in più. Se lo lanciamo qua, ci avviciniamo a quello che è maestria. Quindi direi di fare in Brasile, che ci dà subito i method speech. Collegamenti satellitari a massimo carico. Necessari ulteriori collegamenti. Le autopsie e gli interrogatori sono completati istantaneamente, cosa che c'è molto utile soprattutto quando avremo da fare tutto il resto. Il rapporto del consiglio sta arrivando, il collegamento satellitare pure. Non abbiamo altre cose, nel senso che ci manca il rapporto del consiglio che è veramente imminente. Quindi aspettiamo questo. Collegamento satellitare completato. Perfetto, e adesso abbiamo a disposizione, se andiamo qua, ci mancano tre satelliti, qua abbiamo proprio tre posti, quindi uno, due e tre. Quindi non dobbiamo costruire null'altro. Dobbiamo stare molto attenti, però adesso. Beh, a fine mese dovremmo avere un sacco di soldi da poter utilizzare. Il rapporto del consiglio è tra poco. Cosa volevo cercare ancora? Qua abbiamo cambio progetto, armi pesanti al laser. Abbiamo un sacco di roba che effettivamente sta per arrivare. Officina, fonderia. Medikit migliorato. Conservazione Shiv. Scontri ravvicinati. Sentinella. In realtà abbiamo tutto, forse il medikit da migliorare, ma per adesso va bene così e vediamo di finire il mese. Trasmissione in arrivo. Finora siamo molto colpiti dai progressi del progetto XCOM, comandante. I recenti risultati superano le nostre aspettative. E una simile dichiarazione del Consiglio non è da prendersi alla leggera. Decisamente no, anche perché abbiamo missioni del consiglio compiute 1, UFO abbattuti 1, terroristi fermati 1, rapimenti fermati 2, satelliti lanciati 5, che sono tantissimi, progetti di ricerca completati 6 e UFO ripuliti 1. Abbiamo 5 scienziati nuovi, 7 ingegneri nuovi, da tutti quanti i bonus che abbiamo, un rating di A, che è molto alto, abbiamo 3 dei bonus, non ce li abbiamo tutti, abbiamo Africa che ci dà più soldi fondamentalmente, battaglia futuristica, se non sbaglio. Non mi ricordo esattamente cosa ci dava Battaglia Futuristica. Questo ci dà invece i caccia che funzionano meglio in Nord America e in Europa invece avevamo il bonus delle ricerche, se non La sbaglio. ricontatteremo, comandante. Quindi molto bene, abbiamo 1300 crediti da poter spendere, che sono tantissimi, quindi. Stamattina sono arrivati nuovi ingegneri, comandante. Siamo sempre lieti di ricevere altra manodopera. Quindi vediamo di comprare tipo miliardi di cose, il medikit migliorato, il mech sconti ravvicinati, così miglioriamo ancora, la sagoma, ok, il drone sentinella, no, la conservazione delle munizioni sì, ok, così abbiamo un sacco di progetti in Mi assicurerò corso. che la produzione cominci subito. Non appena avremo qualcosa, l'avvertirò. Per quanto riguarda la ricerca, vediamo subito quanto ci mettiamo. Ci mettiamo un giorno a finire la corazza Skeleton. 7 giorni per questo, perché non abbiamo tantissima gente ancora. E qua abbiamo bisogno di più leghe, che non abbiamo. Quindi alla fine le ho spese tutte. Effettivamente ne ho spese parecchie. Sì, infatti ho solo 5 leghe aliene, quindi non posso andare avanti con le. Non posso andare avanti con queste. Vabbè. Qua è strano che ci sia cadavere smilzo e non ne ho. Ok, quindi a questo momento vediamo di far passare ancora un attimo di tempo. Abbiamo la corazza Skeleton, che non so se avete visto, ma è disponibile per la produzione. Ci dà un bonus e devo dire molto buona come cosa. E soprattutto abbiamo il rampino per poter andare in giro adesso. Per produrla, vediamo magari di produrne una. Vediamo un attimo. Corazza Carapace, Corazza Scheletro, abbiamo bisogno di più leghe, che effettivamente ne ho fatte un po' poche. Passiamo ancora un po' il tempo qua, abbiamo i satelliti stealth che stanno arrivando. Ok, ci danno 3 leghe, 3 Elerium indietro e appunto queste ci permette di avere i satelliti un pochino più nascosti fondamentalmente. Possiamo fare lo Shiv con soppressione oppure possiamo un attimo vedere se creare qualche oggetto nuovo. Satelliti, rete di puntamento. Questi possiamo fare eventualmente.
Prossima volta che dobbiamo battere un aereo, devo ricordarmi di andare là. Operazioni segrete. Facciamo una scansione solo da 50. Facciamola. Scansione completata. Nessuna nuova cellula. Ok. Quindi non abbiamo nuove cellule. Ah, perché costa poco, perché siamo all'inizio del mese, probabilmente. Ecco cosa. Dobbiamo ancora catturare l'esterno. Sto pensando un attimo cosa volevo fare ancora. Gli hangar sono a posto. Facciamo passare ancora un po' di tempo. Disponibile copertura satellitare su Brasile. Ok, abbiamo il gel ad Elerium, il che ci dà più, più potenza per quanto riguarda il... andiamo un attimo in caserma, visualizza soldati. A parte che abbiamo Quill che dobbiamo promuovere ancora. E a profilo basso, perfetto. Mi interessava dare un'occhiata a Metal Canyon e alle sue abilità. Non qua, ma ai suoi armamenti. Se andiamo qua, bonus salute 8. Le fiamme si spingono più 1 in avanti. Lancia fiamme, bla bla. Non mi dice quanto danno fanno? No, non mi dice quanto fanno, ma in teoria fanno più male del solito. Ok, ok, ok. Un giorno hai 3 satelliti nuovi. Comandante, i nostri satelliti sono pronti e in attesa del lancio. Attendiamo ordini per spiegarli. E volentieri li lanciamo tutti. Satellite lanciato. Satellite lanciato. Collegamenti satellitari a massimo carico. Necessari ulteriori collegamenti. E questo ci dà il 50% in meno di costo dei vari laboratori. Ecco che cosa, e quindi allora andiamo a farli piuttosto. Quindi crea strutture, facciamo un laboratorio scientifico qua, che costa solo 62, ottimo. Facciamone un altro. Poi andremo a sostituirli eventualmente. Qua facciamo una rimessa. E qua facciamo... abbiamo veramente tanta... roba qua, questo lo lasciamo libero. Eventualmente possiamo fare altri laboratori qua, oppure rimesse. Quindi facciamo un... abbiamo collegatore, generatori. Potrei mettere altri due laboratori qua. Così abbiamo un sacco di laboratori. Dovremmo fare tutte le ricerche subito. Poi andrò a sostituirli con qualcos'altro, fondamentalmente. Ok, ci siamo quasi, vediamo di chiudere qua l'episodio e ci vediamo quindi al prossimo episodio di questo Let's Play XCOM Enemy Within. Grazie ancora per essere stati con me, io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!